acronimo di origine inglese ovviamente, o americana, Tire Pressure Monitoring System. E sono i sistemi di monitoraggio della pressione che saranno per legge obbligatori per tutti i veicoli immatricolati dal 1 novembre 2014, quindi è un qualche cosa che si avvicina in tempi molto molto veloci. Noi abbiamo nel nostro motto Your Wheel Partner, cioè Alcar deve prendersi cura un po' di tutto quello che concerne la ruota. Verifichiamo soprattutto la parte di controllo diretto di questi sistemi, quindi con pneumatico e sensore creiamo un pacchetto di offerta che viene gestito tramite il nostro famoso configuratore e tramite il nostro B2B, che è la risposta effettiva ed eccellente per ogni gommista, per ogni rivenditore che vuole risolvere i propri problemi e quindi selezionare il cerchio e anche il sensore giusto per ogni tipo di veicolo. L'UNECE 64, che è la norma che regolamenta, che ha indirizzato l'utilizzo dei sensori, è un qualche cosa che prevede il risparmio energetico e quindi sul risparmio del combustibile e la sicurezza, quindi sono due momenti importanti nella guida del veicolo, in quanto sappiamo benissimo che viaggiare sottogonfiati crea dei problemi sia di consumo e sia di sicurezza. La norma è molto chiara al proposito: questi sistemi non sono disattivabili, quindi uno, nel momento che ha un veicolo con il controllo della pressione, non può toglierlo, non può disattivarlo perché magari quella lucina fastidiosa gli dà noia. Quindi la norma parla anche di sanzioni che arrivano sicuramente fino al sequestro del libretto di circolazione, quindi impedendo l'uso del veicolo, ma ricordiamoci il fatto ancora più importante e gravoso: nel momento in cui ci fosse un incidente, venisse verificata la non operatività del controllo della pressione, beh, l'assicurazione potrebbe anche non pagare.